la consigliera delegata Elena Coccia, delegata alla cultura come sviluppo economico della città metropolitana. La città metropolitana che per il quarto anno consecutivo partecipa al WTU, il Salone Mondiale dei Siti UNESCO. Le ragioni di questa partecipazione? Le ragioni sono perché noi abbiamo davvero una terra di miti e abbiamo un numero enorme sul nostro territorio di beni UNESCO, se pensiamo non solo a Pompei, a Ercolano, ma anche a Oplontis, a Stabie, ma pensiamo anche a tutti quei comuni e quei paesi che hanno una legittima aspirazione a diventare bene UNESCO. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo, quest'anno non portiamo soltanto le nostre bellezze, diciamo, architettoniche o archeologiche, ma portiamo anche i nostri prodotti selezionati dallo Slow Food e portiamo i miti, le leggende, le musiche, le poesie, le canzoni. Una delle novità che presenta la città metropolitana al WTU di quest'anno a Roma è proprio una pubblicazione curata da Slow Food sulle eccellenze enogastronomiche del territorio. La consigliera Coccia ci ha proposto appunto di far dialogare il patrimonio dell'UNESCO, materiale e materiale, con l'agricoltura e con la qualità dell'eccellenza che gravita intorno a questo patrimonio. E noi l'abbiamo fatto ragionare, ci abbiamo riflettuto e l'abbiamo raccontato comune per comune, bene per bene. Abbiamo costruito una mappa di bellezza per cui per ogni visitatore è possibile visitare un bene, andare agli scavi o visitare un bene dell'UNESCO e nel frattempo scoprire la biodiversità di cui noi siamo ricchi. Noi partiamo da Sorrento, dai limoni, passando per i carciofi, arrivando a tutti i vigneti dell'area vesuviana, trovando i pomodori del Vesuvio, trovando le papaccelle, i fagioli, insomma ne abbiamo tantissimi. Sono tre giornate a mio avviso molto intense. Sono due sale che in contemporanea uno potrà scegliere l'argomento di seguire nella stessa fascia oraria. Il tema è quello della valorizzazione del patrimonio culturale in chiave di economia turistica, ma non solo. L'invito è soprattutto per chi vuole fare impresa intorno e con l'attrattore turistico culturale, nel senso che c'è un luogo, c'è un bene, in questo caso può essere, in gran parte dei casi si sta parlando di beni patrimonio UNESCO, cosa ci posso fare io con questo? E soprattutto noi guardiamo ai giovani, alle nuove imprese, chi è in start-up, soprattutto al femminile, ci piace molto che queste tre giornate siano un'occasione per poter dare un minimo di gambe a delle idee che magari hanno soltanto in testa, ecco. Stiamo cercando di portare per la prima volta al Salone Mondiale dell'UNESCO in fase sperimentale la realtà aumentata di un sito cosiddetto minore ma di grande valenza culturale e storica. Parlo del sito di Liternum. A chilometri di distanza potranno visitare il nostro sito archeologico attraverso l'innovazione tecnologica. Tutto questo si coniuga con il portale metropolitano della cultura finanziato dai fondi Pommetro che stiamo portando avanti, una piattaforma che metterà in comunicazione dalle strutture ricettive, dai turisti ai big data e a tutto quello che la nostra città metropolitana ha ad offrire in termini di formazione, di informazione e di attrazione culturale. L'iter di candidatura è in itinere perché il dossier è stato presentato, ma continuiamo a lavorarci, ad arricchirlo insieme con gli uffici dei ministeri deputati a seguire la nostra pratica. Che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo di far conoscere una storia, ci aspettiamo di raccontare un territorio, ci aspettiamo di far appassionare tutti quelli che scoprono con noi la bellezza infinita del corallo e del cammeo.